Allora, torniamo in diretta su biellacronaca.it, sul canale YouTube di Biella Cronaca e su tutti i social. Ci ha raggiunto Vincenzo Ferraris, sindaco uscente di Pollone. Uscito, del quale non, comune del quale non abbiamo ancora notizie, quindi non sappiamo. Hai fatto una scelta ben precisa, quella di candidarti a Biella inaspettatamente in una lista, perché questa scelta? Dunque, due aspetti. Uno, non sono più candidato a Pollone perché secondo me un terzo mandato si rischia di farli per inerzia. Secondo me è un'avventura elettorale, quindi un periodo di amministrazione deve essere colto al pieno delle energie, al pieno degli stimoli. Perché con Claudio Corradino? Abbiamo cominciato a parlare il 2 giugno dell'anno scorso a Roma e si è così manifestata e materializzata la possibilità di poter lavorare insieme in una componente non strettamente legata ad un partito per poter così fornire ad un tavolino, come dice Claudio sempre, le quattro gambe che gli servono per tenerlo in piedi. Con Claudio siamo amici da tempo, io quello che ho visto è stata una buona attività amministrativa che lui ha svolto nel comune che amministrava prima. Lui evidentemente ha visto la stessa cosa dove ho lavorato io, e gli resta da mettersi insieme per portare avanti alcuni temi, mettendo a frutto la nostra esperienza di due vittorie specifiche sui nostri due territori e provare a vedere anche qui a Biella di poter fare altrettanto bene. Sembra che sia stata una scelta che abbia pagato, stando alle proiezioni. Corradino è in testa nettamente. Sì, ma Claudio Corradino ha questo aspetto, quello di poter entrare praticamente in contatto con il cittadino, con la popolazione. Io me lo ricordavo da quel tempo, l'ho visto sull'azione amministrativa, ma in questo mese effettivamente come si pone nei confronti del cittadino, nei confronti dell'elettore, nei confronti della persona che trova per strada, di una disponibilità massima da una corretta amministrazione, insomma. A sorpresa, anche qui stiamo ancora abbottonati, e la battuta è prendiamo la pelle dell'orso gentile prima di averlo catturato. Sembrerebbe che il ballottaggio sia appunto con Dino Gentile e non con Cavicchioli, come le previsioni davano quasi per sicuro. Visto dalla parte giusta o vincente della barricata, perché secondo me? Premetto che, come dicevi tu, 12 su 46 sezioni, siamo a un quarto. Può già essere indicativo, ma la prudenza me la terrei sempre di riserva. Comunque sia, anche qui un'altra battuta scontata, e guardiamo noi, non guardiamo gli altri, che vedano dire loro di raggiungere il 41 e superarlo, buon divertimento, chiunque sia. Ma sì, probabilmente questo periodo di politiche un pochino, forse più attenti aspetti che non sono espressamente legati al territorio, ma a discorsi un pochino più ampi che rivestono non l'interesse specifico del cittadino, hanno fatto sì che il centro-sinistra abbia pagato, ma dico forse, nel senso che sono analisi su campi che non conosco così a fondo, perché insomma ne abbiamo lavorato sull'altro lato e di conseguenza quali sono, ecco, se anche a Pantelleria e a Riace, Lampedusa, il primo partito non è il PD che parlava di un modello, parlava di quello del genere, secondo me un'attenzione dovrebbero farla su quello che sono le politiche loro, ecco. Però per carità, va bene così a noi. Ok, adesso si giocherà la partita del ballottaggio, poi tu farai l'assessore, sì, no, non so. Con Claudio, bravissimo. Dicono, no, non si sa. Con Claudio, dunque, non abbiamo ancora parlato. Prima cosa, secondo me, vincere. Una volta che hai vinto, poi sarà Claudio che organizzerà la squadra come meglio crederà per essere operativo. Una prima fase devi portare a casa i voti, una seconda fase lunga 5 anni devi lavorare correttamente facendo squadra per amministrare bene per quello che la città chiede, e questo deve andare oltre a quelle che possono essere le aspettative o le idee del singolo
del singolo candidato, okay? Per cui non è la fase in cui io personalmente mi metta col cappello in mano a chiedere a Claudio una poltrona piuttosto che l'altra. Quello che lui riterrà, poi vedremo insieme cosa fare, insomma. Va bene, guarda, intanto ci vedo dei movimenti che Irene sta portando qua alla nostra diretta, sta arrivando proprio Corradino. Benissimo. E quindi, andremo avanti con intervistare lui. Io ti ringrazio. Grazie a te. L'ho già detto prima, io ho la fortuna di conoscere molti di quelli che intervisto questa sera, quindi quando io do del tuo a una persona fuori dall'ambito giornalistico sono abituato a farlo anche durante l'intervista, e quindi un bel ciao e complimenti per il Grazie, ciao a te, okay. Va bene così. Grazie, ciao.